Questa collezione è stata iniziata durante il lockdown. Già sapevamo di non poter fare un reale show. Mi è stato immediatamente chiaro che il mio referente doveva essere legato al sogno, al fantastico. E quindi uno dei miei film e uno dei miei registi preferiti in questo senso è Matteo Garrone con Il racconto dei racconti. All'inizio ero anche un po' spaventata all'idea di proporre una cosa abbastanza inusuale, quella di fare un film su progetti inanimati, sul viaggio di un baule, con referenze storiche anche molto importanti, perché durante la Seconda Guerra Mondiale in Francia c'è stato il Teatro della Moda, altro non era che la collaborazione tra artisti e couturier, e che cosa fecero? In questa situazione di grande difficoltà si misero insieme e realizzarono delle bambole dove i couturier realizzavano questi fantastici vestiti e gli artisti creavano gli sfondi di dove abitavano queste piccole bambole, e queste venivano spedite per il mondo e servivano in qualche modo a promuovere che l'alta moda francese era viva. Con Matteo ci siamo trovati proprio sul gusto, lui lavora con riferimenti pittorici, per cui ama tantissimo l'arte, la mitologia, lavora nel cinema come un artigiano. E quindi credevo che poteva essere un grande interprete di una collezione alta moda che parla del savoir-faire, parla dell'artigianato. In un modo diverso io mi sento una designer artigiano. Inoltre il suo immaginario così sognante si lega anche della storia di Dior. Dior nel 1933 è stato il primo a fare una mostra di artisti surrealisti. Questo mi ha portato anche a dei riferimenti di artiste che io amo molto: Lynn Miller, Dora Maar, Eleanor Carrington, Jacqueline Lamba e Dorothea Tanning. E le loro fotografie così surrealiste sono state un punto di ispirazione per immaginare un modo diverso di fare la collezione. L'idea di base è stata quella di provare a creare una vera collezione, ma in scala. Per cui abbiamo usato dei manichini alti 40 centimetri, possiamo dire che in realtà sono delle miniature che hanno richiesto una cura quasi maniacale, dove le gonne, le giacche, le fodere è come un reale capo di haute couture.